Con la musica che si fa qua non è necessariamente, non deve per forza essere qualcosa di bello esteticamente, anzi qualsiasi espressione da parte del bambino può essere utile nel momento in cui lui si sente libero di poterle esprimere e anche comprenderle, quindi comprendere anche meglio quello che sta passando e quindi viverlo anche meglio. Mi è capitato tante volte di vedere dei bambini che entrano con una grossa energia a suonare gli strumenti fortissimo, a volte anche rischiando di romperli, e poi man mano comprendono questa forza che loro hanno dentro e imparano anche a gestirla e alla fine arrivano a produrre anche delle cose musicalmente molto belle. Alle volte invece ci capita che al contrario arrivano bambini che magari sono molto timorosi, che all'inizio fanno fatica subito a prendere contatto con gli oggetti, con gli strumenti, lasciando loro il loro tempo per poter capire, comprendere e anche sentire che è possibile fare qualcosa in questo ambiente di diverso. E allora è molto bello vedere come piano piano questi bimbi così timorosi iniziano a riprendere anche il desiderio di esplorare l'ambiente, di toccare, di conoscere. Sono momenti sempre molto ricchi di emozioni, ricchi di anche di fatiche alle volte, alle quali però appunto noi cerchiamo di accogliere e senza negarle, senza doverle per forza non vedere, però poterle tenere all'interno di questo contenuto di suonare musica.